Bentornati nel mio canale. O benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims. E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi. Con un nuovo episodio della nostra Klepto Addicted. E siamo tornati, ragazzi, in casa di Davide e della nostra Giorgia e si sì, L'avrete notato già eh, nello scorso episodio, comunque nell'episodio in cui abbiamo festeggiato il Capodanno, ragazzi. Ehm, che nell'elenco no, io eh, ringrazio Biagio che lo ha notato. Eh, nell'elenco degli invitati della nostra Ilaria c'era anche questo frugolo, ovvero il piccolo Edoardo. Perché sti ragazzi, nostri hanno avuto un figlio. Ovvero il piccolo Edoardo, che ora è qui sta riposando, è tornato dall'asilo. E sono tutti un po', come dire, un po' K.O. perché sono tornati dal lavoro, hanno bisogno di divertirsi, di riprendersi, però ragazzi, i suoceri sono venuti a trovarli, guai a te, poggia subito quel piatto, lascialo, guarda, veramente, lascia quel piatto, ecco, e quindi sì ragazzi, allora, fai una cosa, riponi, e non potevano, no, non... Uh... Non, non invitarli a cena, insomma, quindi mentre la nostra si prepara, il nostro è qui. Che adesso, cioè, meglio, lei si fa una doccia che potrebbe anche mixarmi la bevanda, ovvero magari un po' di limonata. Vai caro. Questiamo, ragazzi, al primo giorno di primavera, ma sta nevicando. E vabbè, qualcuno ha bussato alla porta. No, vabbè, dai, anche Aurora tesoro. Va bene. Ok, allora vieni qui ad accogliere anche lei oggettivamente, vai, invita a entrare, sei un po' vestita leggera tesoro eh, diciamocelo, allora facciamo una cosa, visto che sono già le nove quasi praticamente, che ne dici cara mia di prendere una porzioncina, dai prendi una porzione insieme, perché direi che è proprio il caso di farlo e poi eh, facciamo anche sediti insieme. E anche il nostro, ragazzi, prenderà una porzione. Io lo so, sei stanco. Hai tutte le ragioni del mondo, ma devi resistere perché una cena con i suoceri non si può proprio evitare. Allora, lascia fare. Vai a prendere anche il frugoletto, che eh, collocherai qui, ragazzi. E speriamo bene. Quindi, metti qui Edoardo. Poi, faremo dal cibo, Edoardo. No, gli daremo quello che stiamo mangiando noi, dai. E vai a prendere una porzione. Ora, li sto facendo cenare alle nove. Sono curiosa di vedere a che ora effettivamente riusciremo a mangiare qualcosa. No, patato, dai, devi mangiare. Non cominciamo a sclerare qui. Mangia i maccheroni. Dai, che anche papà poi va a prendere. Cosa stai facendo? Metti giù, eh. Guarda, se lo tocchi di nuovo. Ma no, dai. Ragazzi, sta il dramma dei seggioloni. Poi dite perché uno non li, non li usa mai. Ecco perché non li uso mai. Allora. Mm, Davide, ti prego, so che sei novizio di queste cose perché sei diventato papà, no? Ma metti Edoardo giù qui, per favore, poi mollalo, dimenticatene, ok? Lui non vuole starci, lo so che cerca di corromperti, ma tu mettilo lì, veramente, ti prego. Ma voi ce la state facendo? Oh, dai, avete preso la porzione, ora dite che ce la facciamo a sederci? O è una cosa troppo difficile per tutti voi? Proviamo ragazzi, non assicuro nulla perché purtroppo con i simmini si sa com'è. Oh, ora, ora fatti gli affari tuoi caro. Vieni qua, prenditi una, una porzione e poi ti siedi qua. Forza. Mentre il patatoso... Ok, Pixel sta bene ragazzi perché le ho, ho dovuto dare un dolcettino del veterinario che non stava affatto bene, poveretta. Stai facendo il casotto, Patazo? Ti prego. Ok, allora. Oh, perfetto. Lui è energico. E queste sono le gioie dei genitori che, ragazzi, insomma, poi devono andare a dormire. Il bambino è energico. Quindi, mentre conti... mangia, ragazzi, butta un occhio. E nel frattempo, lei eh, chiacchiera un po' con i suoi. Del tipo: Allora, papà, ecco, chiedergli della giornata. Come va? Tutto bene? Magari chiederà anche del lavoro. Cerchiamo di coinvolgere anche le signore qui, magari no? Uh, amichevole. Mm, poi, vabbè, prova a chiedere della giornata anche a loro, poi magari dovrai alzarti di nuovo, però tesoro mio, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Allora dunque, poi a lei invece, e eh, beh ragazzi, voglio dire, ci sta. Diciamo che Leo le ha, le ha raccontato quello che è successo. Ma come coppia con? Ma con chi? Senti, ma no, ma alla parte che questi sono buggati cronici proprio, poi direi di farti una porzioncina di affari tuoi, tesoro. Se lo scegli, è tua sorella, è il fidanzato, ma stiamo scherzando, no, allora eh, volevo dire, ehm, facciamo: chiedi un altro sim. Perché la nostra, ovviamente, ragazzi, di, chiede... di chi andrà a chiedere? Ma di Leonardo. Perché dirà: Leo mi ha raccontato quello che è successo. Avete fatto pace? Vi siete chiariti? Perché hanno avuto una bella discussione, ragazzi, eh. Nello scorso episodio. Cerca anche tu un po', però, di parlare con tuo suocero. Vabbè, lui non lo vuoi vedere, va bene, non lo guardare nemmeno, guarda. Fidati, la lascia fare. Però cerca di chiacchierare almeno con tuo suocero. Del tipo, chiedili della carriera. Allora, come va. Caro Jacopo, tutto bene al lavoro? Oh tesoro, guarda, se ti sì. siedi qua, fai un favore un po' a tutti noi. Eh, mi siete avvicinati qui per parlare? Ok, dai. Questa è una cosa buona. Potresti poi anche chiedere qualcosa ad Aurora? No, a quale presentazione? Dai, fai una presentazione divertente. E poi chiedi qualcosa a lei, perché ragazzi secondo me è virtuoso dei concerti, ok? Secondo me i genitori, ovvero Ilaria e Jacopino, hanno un po' costretto ragazzi Aurora ad accompagnarli a questa cena. Secondo me non si fidano a lasciarla a casa da sola adesso. Sta dicendo tutto bene al lavoro, ma sì, non ho più ormai, dovrei comprare un cassettone nuovo per mettere i miei, sp i miei spartiti. Sta dicendo, la cena era veramente deliziosa. Beh, allora. Mh, che cosa mi racconti? Sta dicendo Aurora, tutto bene? E lei... Mh, insomma, e non è proprio felice di essere venuta, ragazzi. Diciamo a cena perché lei non voleva in realtà, no? Allora, vediamo un po'. Uh, entusiasmati per l'interesse. Tu continui a chiacchierare con loro. Perché secondo me, ragazzi, lei appunto prende la sorella un po' in disparte, eh, la abbraccia e le domanderà adesso. Le dirà, ma... Quindi, come andrà? Ragazzi, mamma mia, il mal di mare però. Sta dicendo, quindi... Con Leo hai fatto pace? E lei dirà: Ma sì, alla fine lui è, è in gamba. Non dico che non lo sia, ma è stato esagerato. Beh, dai, pensiamo soltanto ad avere. E il padre, esagerato, eh? Guarda <ride> lo sguardo, ragazzi, di Jacopino. Ilaria, pure ti prego, tesoro. Abbiamo già discusso con lei. Ora siamo a cena con nostra figlia. E ok, va bene, eh, lasciamo stare perché. Esagerato, certo. Sì, ora abbiamo il sorriso, ma sono stati giorni difficili. Giusto, Aurora? Guarda. <ride> Eh vabbè tesoro è un adolescente Ci sta ovviamente um, Se non hai giorni difficili con lei Con chi? Guardate lui Oh unisciti a noi Non so perché la tizia è qui Forse è una vampira non lo so Non so chi sia però lasciamo stare E lui sta dicendo io voglio il trenino Nonna me lo compri il trenino? E la nonna te lo ruba ehm, Te lo compra certo tesoro e lei mamma ti prego so Mamma hai visto la nonna mi compra il trenino Va bene tesoro se lo dici tu Ok, vai a prendere. Fai uscire tuo figlio da qui. E vediamo un po', ragazzi, di giocare un po' con lui. Poi lo porteremo al vasino, ragazzi, alla fine. A letto, perché sì. Direi che è il caso. E quindi sì, no, i nostri hanno avuto un pargoletto Ma vi rendete conto, ragazzi? Vi rendete conto? Eh sì. Allora, vediamo un po'. Eh, dovresti giocare un po' con lui perché lui ha bisogno di, di divertirsi. Dai, ma no, ha paura dello stereo. Ma chi l'ha acceso lo stereo? Povera patata, spegnilo subito. Questa è stata Aurora, ragazzi, sicuro? Fai una cosa, appena hai finito di parlare con loro, ti prego, me la consoli un pochino. Ma guarda, che problema c'è, ma coccolala subito, calmala subito. Ah, ragazzi miei, mica è facile la vita qua, eh. Sì, no, smettiti però di parlare con loro. Devi giocare con tuo figlio, tesoro. Perché poi, insomma, abbiamo delle cose da fare. Eh, vuoi giocare con la mamma? Vuoi giocare? Ok, sembra che Pixel abbia paura di qualcosa. Eh, lo so. Eh, aveva paura, sì, povera stella. Fatemi vedere. Oddio che tesori. Ragazzi, ma vi rendete conto che è già diventata mamma? È già diventata mamma la nostra Giorgia. Dico già perché effettivamente sembra ieri, no, ragazzi, che era soltanto. una ragazzetta che sognava di diventare un medico, ragazzi, bellissimo. Veramente bellissimo. Senti allora, fai una cosa poi. Ok, poi lavi i piatti. Oh, ma anche Jacopino sta lavando i piatti, è adorabile. E lui ha ammaliato, ragazzi, li guarda. Bravo, bravo tesoro. È una vampira, lo sapevo io. Che non lo sapevo. Me lo sentivo proprio. Questo, Jacopino, non ti preoccupare, ci penso io. Poi devi portare il patatoso. Perché deve imparare. Insegna a usare il vasino. Vediamo un po' come sta messo, ce la facciamo. Sì, sì, ce la facciamo. Allora, vieni con la mamma? Eh, a usare il vasino. E questa qui, ragazzi, è la stanzetta. Del nostro, non fare danni là dentro, eh, patata. È la stanzetta del nostro piccolo Edo. Non l'ho arredata io, ragazzi. <ride> vi dico la verità, non l'ho arredata io, l'hanno arredata per me. Quindi spero vi piacerà. Allora dunque, dai. Oh, perfetto, perfetto. Tesoro, tu, caccia via. Cacciala via. Non prendere confidenza, eh. Senti, facciamo una cosa perché arrivati a questo punto, visto che è mezzanotte, secondo me, ragazzi, immaginiamo che lei avesse già salutato tutti. Dirà ora io lo porto a letto perché già è molto tardi per lui. Eh, non lo so, è tardi, sì. Quindi sciogliamo il gruppo con la speranza che se ne vadano, ragazzi, oggettivamente. Perché volevo fare una cosa: sciogli il gruppo, vorrei tanto che il nostro. No. No, 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 questa ti si mangia, la vai via, 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 via. No, volevo portarla a fare una passeggiatina, ragazzi, perché... Um, metti il guinzaglio, perché povera Stella se la merita una passeggiatina, dai. Ha sopportato lo stereo. Ora devo proprio andare, ok, beh, si è fatta una certa. E quindi forza, su, una breve passeggiatina. Sì, lui ha perso, ragazzi, la fama, ma chi se ne frega. Ok, dai, sì, Patata, falle una carezza. Dopodiché facciamo appunto cura dell'animale. Vai a fare una passeggiata, però ne facciamo una breve perché è già... Veramente già molto tardi, ragazzi, eh. Ok, gli altri stanno andando via. Io immagino che anche lui, ragazzi, comunque prima di... Ehm, di uscire e portare a spasso Pixel abbia detto, va bene, allora... Ehm... Insomma, poi ci vediamo perché magari stavano già tutti salutando. Patato! Dai, che poi la mamma ti legge una bella favola perché lei vuole leggere un libro per Bebè Edoardo. Quindi forza tesoro. Diamoci una mossa. Velocizziamo, ragazzi. Perché tanto queste sono interazioni che abbiamo visto, rivisto, rivisto. E raggiunto livello 2 di genitorialità. Bravo patato! Allora, dunque, vai qui e leggi Edoardo per farlo addormentare. Ce la facciamo? Sì, lo so, patato, lo so, il divertimento è carente. Qua come ve la state cavando? Come va? Tutto bene? Perfetto, allora senti, incoraggia... Um, puoi incoraggiarla a fare i bisogni? Ah, però aspetta, scusa, scusa. Ecco, incoraggia Pixel a fare i suoi bisogni. E poi... Cioè, si sta ribellando alla favola, tesoro, fammi capire, non vuole? Patato! Ma... Genitorialità? No, dai, non si è ribellato alla favola. Allora, Giorgia tesoro, vai qui, facci questo piacere cosmico, poi leggi per farlo addormentare, forza, dai. Cioè, non so, questo bambino deve andare a dormire, ce ne vogliamo fare una ragione, entrambi qua, per piacere? Fortuna ragazzi che il giorno dopo lei non va a lavorare, perché altrimenti... Oh, guardate che scena carina. Forza, leggi una favoletta. C'era una volta un dinosauro eh. che aveva paura della pioggia. Va bene. Però pioveva, pioveva e pioveva in quei giorni. Fortunatamente una volpe passò di lì e, vedendo che il nostro amico dinosauro aveva paura, gli disse: Fai come me. Io sono una volpe coraggiosissima, divertiti a ballare e a danzare sotto la pioggia. È la stessa cosa: ballare e danzare, tesoro, a danzare sotto la pioggia. E lui crolla. Il nostro amico dinosauro è stato molto coraggioso. Poi lei ci pensa e dice: Ma che cappero di favola ha letto mio figlio? Bella domanda, tesoro, perché c'è veramente da chiedersela, sta cosa. E quindi, eh, caro, voi state tornando, no, guarda, non glielo chiedere più di fare i bisogni, veramente. Tornatevene a casa. State tornando indietro, vero? Per chiederglielo. Oddio, ti prego. Chiediglielo qui. Dai, chiediglielo qui. Torna indietro. Prima o poi ce la farete. Ragazzi, c'è una sfida questa, eh? Stai svenendo, scommetto. È certo che svieni perché sei un fesso. Ragazzi, ecco. Fine della serata così. Io non ho parole, vabbè. Senti, Giorgia, tesoro, vai a letto, dammi retta. Io capisco che tu volevi aspettarlo per fare magari fichi fichi, ma qua um, non la vedo bene per niente. Prova intanto almeno ad andare in camera, ma la vedo veramente, veramente dura. Quindi, forza, tesoro, tu intanto vai qui. Ce la farà il nostro a tornare a casa prima o poi? Io non lo so, vi giuro, ragazzi, non lo so. Davide, ti prego, caro, vai qui che la nostra ti sta aspettando. Abbiamo anche lo schifo, no, basta, guarda, lasciala stare, tornatene a casa, ti prego. C'era la torna a casa Alessi. ora abbiamo invece torna a casa Davide, perché eh, forza su Davide. Oh, ce l'ha fatta, ragazzi, ce l'ha fatta. Bene, perfetto. Quindi su. Cerchiamo di come dire, no? Coccolarci un attimino No cerca di avere un figlio o no Però ecco lui accarezzerà la guancia La bacerà Visto che vuole anche baciarla ragazzi E poi faranno fichi fichi Senza figli Per ora almeno per ora ce ne basta uno Allora dunque Poi ragazzi non so eh Probabilmente non è detto che ne avranno anche mai un altro Vi dico la verità più che altro perché me le immagino entrambi molto impegnati, quindi non so se oggettivamente Giorgia vorrà avere un altro figlio, ragazzi. Lei era restia, diciamo, già con il primo, quindi chissà. Oh, perfetto, lasciamole alla loro intimità. Ed eccoci qua, ragazzi, con il piccolino che dorme beato. Chissà se avrei mai un fratellino patato. Chi può dirlo? Vediamo se tante volte, ragazzi, esce fuori qualche desiderio. Ora mi è venuta curiosità. Abbraccia qualcuno. Non ce ne frega niente. Vabbè, a parte i soliti. Fai qualcosa di romantico. Vediamo un po'. Sei amichevole con Giorgia? Quindi, no, almeno per ora sembra non uscire fuori nulla. Vediamo un po'. No, vuole solo flirtare. Per lo meno lui, ragazzi, evidentemente è talmente distrutto che non ci pensa neanche, ma proprio neanche per scherzo. Ecco, impara a conoscere Giorgia, va bene. Tu tesoro... Tu hai deciso di non pensarci nemmeno, ok, perfetto. Eh, quindi, ragazzi, sì, direi che per il, almeno per ora il nostro piccolo Edo resterà figlio unico. E io, ragazzi, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Io volevo... Um, portarvi qui per presentarvi il piccolo Edoardo, perché og oggettivamente potevate averlo visto nello scorso episodio, appunto nella lista, mentre l'aria stava chiamando tutti gli invitati, e eh, infatti viaggio mi ha detto, ma io ho visto un bimbo molto somigliante a Davide, in effetti sì ragazzi, è proprio il ritratto di, del suo papà, chissà come sarà una volta cresciuto, comunque noi lo vedremo todelino ragazzi per un po', perché comunque io ho intenzione di... Che è successo? Ma perché ti sei svegliato prima? Perché sta. Abbaglia... Sta abbagliando, cioè, tu dalla cucina riesci a sentire. Ebbene bene, ammazza che udito. Complimenti, caro. E stai anche male. Bene, mi fa veramente tanto piacere. Ehm... E quindi sì, ragazzi, appunto. Eh, è proprio il ritratto del suo papà. Ora non so se i nostri avrà... vorranno mai avere altri pargoli. Chi lo sa? Magari un giorno. No, ti prego, fai una ramanzina però sul mangiare rifiuti. Patata, non mangiarti rifiuti. <ride> Non mangiarti rifiuti, ti prego. Cambiale poi l'abito, perché sta sempre con quel coso, anche dentro casa. No. Non deve averlo. Dai, cambia abito. E poi, detto tra noi... ho oh, imparato a non mangiare rifiuti. Voglio vedere, ragazzi, perché quando dicono che imparano a fare qualcosa, puntualmente poi la rifanno. Quindi, vabbè. E quindi sì, secondo voi, ragazzi, avrà mai un fratellino o una sorellina il nostro Edoardo chissà. Ehm, L'altra volta appunto quando avevo provato a invitarlo ragazzi non si era presentato perché ovviamente ho fatto venire Ilaria off camera ha conosciuto il nipotino quindi comunque sì Ilaria già lo conosceva insomma solo Ilaria mi sembra e quindi era anche un modo per introdurlo un po' in famiglia però ragazzi no non, non si è presentato ha preferito restarsene a casa evidentemente le interazioni a distanza col cane sono veramente inquietanti e quindi niente ragazzi direi che a questo punto noi possiamo fermarci qua per questo episodio, fatemi sapere se il piccolo Edoardo vi piace. Io lo trovo, ragazzi, dolcissimo. Me lo immagino un bimbo! Um... Ah, ve lo volevo un attimino. Però presentare prima di chiudere l'episodio, giustamente, è lui è un tipetto indipendente ed è cresciuto da solo ragazzi perché oggettivamente quando io poi gioco e faccio il giro di tutte le unità familiari e loro nel frattempo vanno avanti e quindi bimbi lui è cresciuto da solo quindi il tratto non gliel'ho messo io ma è cresciuto lui così meno male meno male è un tipetto indipendente ma ce lo vedo perché comunque con due genitori molto impegnati dal punto di vista lavorativo, ragazzi, magari tendono un po' ad educarlo no? eh, subito per cercare di renderlo indipendente il più possibile, rispettando ovviamente, ragazzi, il fatto che sia piccolino. E quindi, sì, fatemi sapere cosa ne pensate se vi piace il piccolo Edoardo. Quindi ragazzi se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi. Programmazione del canale, playlist e link al canale dei miei amici youtuber. Quindi mi raccomando andate ragazzi iscrivetevi e attivate le campanelline non dimenticate. Questo è stato un episodio un po' sì di introduzione così avete conosciuto anche il piccolino, la nuova aggiunta. Però ripeto, potremo ragazzi giocare con lui con più calma anche perché vorrei svilupparsi qualche abilità. Proprio perché eh, insomma ragazzi un minimo non magari tutte le abilità come ho fatto per i figli appunto di Ilaria e di Jacopino tutte a livello 5 però rag magari ragazzi portarlo almeno a livello 3 detto proprio tra noi mi piacerebbe noi abbiamo già ecco livello 1 1 2 1 1 quindi diciamo che il movimento è quello che per ora sta insomma un passo avanti <ride> viva la battutaccia comunque ragazzi. Io vi abbraccio forte, vi auguro un fantastico inizio settimana, una buona giornata o una buona serata a seconda del momento che guarderete questo episodio. Vi rimando ovviamente come sempre al prossimo, ormai lo sapete bene, sul SoulSimmers. E non.